Torno con lei, professor Pasquino, e poi c'è Giuseppe Conte. Lascio a lei, tema. Libero. Come dire, un professore a criticare un altro professore, la mettiamo su questo piano? Ah, lei la mette sul piano del professore, io pensavo la mettesse sul piano del politico, però se vuole metterla sul piano accademico, lei è libero. Sul piano accademico? Mi dicono che Conte non fosse un grande professore. No, non dica così perché sennò poi qui fa litigare con tutti. Sì. Lo ha detto lei. Era un grande consulente, sostengono, non tanto un grande professore. Però quello non è il punto. Il punto è che ha collocato il Movimento Sociale in una... 5 Stelle, professore. Potrebbe fare anche questo. Comunque. Va bene, torno da lei dopo, professore. Due, una dietro l'altra. Prego. No, collocate era una previsione, non era una gaffa. In una posizione un po' ambigua. E quindi sfrutta la sua ambiguità. A livello di politiche nazionali, in tutto sommato, certamente si trova nello schieramento di sinistra. Nella misura in cui si guarda le politiche internazionali, ha una posizione che è straordinariamente ambigua e certamente che non è la posizione del PD. E quindi hanno ragione coloro che dicono che se fossero insieme a livello nazionale, al governo nazionale, avrebbero subito delle contraddizioni, dei contrasti, dei conflitti e così via. Dopodiché ha fatto il suo lavoro, come ha definito il suo lavoro, l'ha fatto bene, anche se può avere delle battute d'arresto. Però che il Movimento 5 Stelle si intonò al 15% è in un certo senso un successo. Non credo che possa andare molto più in su, un pochino più in su può andare, ed è comunque un alleato inevitabile, un alleato essenziale per il Partito Democratico. Senza il Movimento 5 Stelle non c'è nessun campo, nel senso che si va in ordine sparso e si perdono regolarmente le elezioni. Lì è la pazienza di Elie Stein di riuscire a tessere un rapporto duraturo con il Movimento e di riuscire anche a trovare i punti sui quali convergere. Prima parlavate di mancanza di idee, almeno su una l'idea c'era, era il salario minimo garantito, che mi pareva una buona idea. Credo che ci sia anche una buona idea sulla sanità, forse se si concentrassero sulla produzione di alcune poche idee che siano priorità per gli italiani, farebbero un po' più strada e otterrebbero più voti. Francesco Cundari, il